Il problema che abbiamo è un problema che esiste da tantissimi anni. Si ricorda semplicemente che un anno, dopo vari telegrammi, telefonate all'amministrazione comunale per comunicare il disagio di cui era afflitto il nostro condominio, è avvenuto il sindaco Patrizio Cinque, accompagnato dal geometra Lisuzio e un'altra persona del comune che non conosco. Hanno preso atto della situazione, hanno fatto un controllo sul contatore e gli abbiamo detto semplicemente che l'anno in cui lui è venuto, noi abbiamo speso 17.000 euro di autobotti, al che il sindaco dice: una cosa inconcepibile, dovete essere risarciti. Punto. Da quel momento in poi la situazione è sempre andata avanti ed è peggiorata. Arrivando ora alla situazione di oggi, con cui abbiamo avuto anche dei contatti con l'assessore e con l'assessore Barone e con anche il signor Ticale, che è il responsabile delle manovre. Ci diceva l'assessore che stanno facendo un monitoraggio per regolarizzare la fornitura dell'acqua, ma intanto da quel giorno in poi la situazione è sempre più peggiorata. Prima l'acqua, bene o male, arrivava il lunedì, il mercoledì e il venerdì, e diciamo che grosso modo il nostro condominio sopperiva con qualche autobotte. Improvvisamente, da quando c'è la nuova amministrazione, la situazione è precipitata nel caos. Noi riceviamo l'acqua semplicemente il mercoledì e il lunedì pomeriggio, ma solo per 2 ore. Noi abbiamo chiesto un incontro per chiarire tutta la situazione in tutti questi anni, dove abbiamo speso parecchio, parecchio denaro, e avere un incontro per regolarizzare questa situazione, perché noi da questo momento in poi, anche in precedenza, non pagheremo più bolletta quando arriveranno, con un servizio così carente, carente, esatto. Sì, le diffide sono state rivolte a mezzo il nostro legale, e quindi questo incontro tende a pianificare tutto quello che abbiamo speso ed essere rimborsati da questo danno che noi abbiamo subito.